Bonsoir tout le monde, diceva il grande dottor Dormar, Ciro Pasca. Stasera ho provato, mi sono entrato in acqua alle 16 e qualcosa, proprio da disperazione. Domani sera monterà un'altra volta, onde 2-3 metri, non si sa. Mi sono buttato il mio percorso di circa un chilometro, le solite sarpe. Si avvicinano stasera, non gli ho sparato perché ce l'avevo già, non ne volevo più. Poi, corrente forte, ma forte, di scirocco, con una stranissima ritorno verso il largo, da terra verso fuori. A volte mi ha ribaltato. In questo caso qui non vi dico la fatica che faccio per cercare di buttare giù le pinne. Incredibile. Il tuffo prima mi aveva staccato dal fondo e mi ha fatto ribaltare, come si dice a Livorno. Faccio nemmeno un tempo a toccare fondo, pochissimi secondi, arriva subito questo questo gruppetto di gaggiatori molto belli. Li tiro, un tiro facile, vicinissimo, preciso, un bel pesce. Sono contento perché almeno so che uscirò con pesce. Non ha creato nessun problema. Cerco naturalmente la spigola. Qui siamo su una punta, vicino alla punta, sarà molto duro poi passare alla punta perché il mare picchia. Infatti per 200 metri non posso nemmeno provare da giù perché l'onda arriva, proprio mi strappa. Qui tiro il sasso, vado giù, pochissimi secondi, oggi, stasera tutto, pochissimi secondi. E da fuori, perché io sono parallelo, arriva da fuori, all'improvviso arriva una spigola. Io la vedo ora, all'ultimo secondo, lei mi vede, scatta, ma rimane inquadrata, sta per andare via, devo deciderla, inquadro, ecco il tiro. E la piglio in piano. Un bel tiro, sono contento, ho preso un pesce, sono soddisfatto, ho già due pesci in cavetto, pensavo di fare un buco nell'acqua, invece l'ho fatto su pesci. Poi faccio un'altra ventina di tuffi. Tutto strappato più di una volta dal fondo, ho visto un paio di gaggiadori da tirarli lontani nel torbido, non sono venuti. Ho visto delle altre sarpe e qui siamo sul pesce più bello di oggi. Questo è veramente bello. Tiro il sasso, uno degli ultimi tuffi. Spero in una spigola quando tocco il fondo dopo pochissimo. Mi sembra di vedere un'ombra. Spero in una spigola invece. Quando lo inquadro capisco che è un gaggiadoro per me bellissimo, perché nell'acqua si bassa da me non ci sono più. Eccolo, viene vicinissimo. Il tiro non ha storia perché praticamente viene quasi a piantarsi sull'asta. Di sparo ho preso benissimo, un bel pesce per davvero. Sono contentissimo. Uscirò alle 17:40, 42 mi sembra, mi ha detto c'era un fotografo lì sulla spiaggia. Per me è grande soddisfazione, sono tutto rotto, però continuo ad andare a mare. Mi diverto ancora mi bimbetto. Mi piace proprio, mi piace. Il problema è che ho le gambe proprio a pezzi. Qui dove sono uscito, ecco i tre pesci. È stata durissima uscire, sono caduto due volte perché io non posso levarmi le pinne come voi, devo stare ritto per toglierle e sfilarle. Questo è il mimetismo con la visiera incorporata sul cappuccio, sono tutte prove che faccio io. Grazie a tutti, è stato meraviglioso, come sempre.